Come in matematica, anche per il bitonto targato potenza, la X è l'incognita prediletta. Ed in effetti, come i risultati ottenuti sul campo, resta enigmatica l'identità della squadra neroverde. Una parvenza di geometrica manovra troppo spesso si infrange contro lo scoglio di uno smarrimento perennemente in agguato alla prima difficoltà. E così, terzo pareggio consecutivo, e Cerignola sempre più lontano e inarrestabile. Il mister di Apricena rispolvera l'implume Cannizzaro tra i pali, il consueto terzetto difensivo Lacasse, Lanzolla, Colella, Piarulli laterale occhiuto, Manzo e Addai nel cuore della pugna a menare le danze, davanti il tridente che si rivelerà spuntato, Santoro, Lattanzio, Danna. Rufini risponde con Martorelli in porta, protetto da Urchizza, Marino e Ligorio. Centrocampo con Liso, Bottari e Ferrante, Larghi, Rubino e Farinolo. Attacco tutto al biceleste con Isco e Acosta. Incipit ingannevole di match con un destro arpionato fuori misura di Santoro dopo 120 secondi. Poi un tempo di soporifera noia, unici guizzi i numeri scintillanti d'oro delle maglie bicegliesi. Sussulta ad un sospiro dall'intervallo con incornata di Lattanzio, Martorell svelle dall'incrocio la sfera. Più ritmo e persino due gol nella ripresa. Al primo, discesa inebriante di Santoro sulla destra, cross radente e piattone ravvicinato di Lattanzio, murato dall'estremo nero-azzurro stellato. Minuto 7, cross innocuo, Martorella agguanta il pallone e dedica una carezza energica a Santoro. Gandino dimentica lo zufolo. Al nono, mesto tiro di Ferrante sul fondo. Vantaggio dei padroni di casa al 17esimo, botta di Crisci dal limite che fora difesa e Cannizzaro. Poco prima della mezza, Riccardi slalomeggia fra i mastini avversi, Cuoio e Adaresta che si destreggia bene e tenta la stoccata, pugni uniti di Martorell a sventare. Colo esterno di Riccardi dal limite al 35esimo, blocca sicuro l'estremo di casa. All'ultimo respiro, cross di Stasi, spizzata di Coletti e zampata letale di Addai. In pieno recupero, stop di petto e battuta al volo di Izco, di poco sopra la traversa. È la giocata che chiude il sipario sulla tenzone, che lascia i Leoncelli spauriti e vaganti alle spalle del Francavilla secondo.